Il vero elemento innovativo del nostro progetto, oltre a quello di essere appunto unici come tipologia di struttura ricettiva, è anche quello del voler intervenire su delle strutture preesistenti ma a zero impatto ambientale. Bed and boarding nasce prima di tutto per un'esigenza personale. Dopo aver passato una notte praticamente insonne su una poltrona nell'aeroporto di San Francisco, sono tornata. Ho proposto quest'idea a delle persone che sapevo mi avrebbero sicuramente sostenuta. Abbiamo sviluppato il progetto, l'abbiamo presentato dapprima alla GESAC, la quale subito è stata entusiasta di portarlo avanti, poi al comune che ci ha dato tutte le autorizzazioni del caso, ci ha certificato come ostello perché come struttura ovviamente alberghiera il Capsule Hotel non è registrato in Italia, noi siamo registrati come ostello, quindi dopo tutte le varie autorizzazioni finalmente abbiamo potuto essere operativi. Gli ospiti che vogliono usufruire del servizio possono entrare, chiedere se c'è disponibilità e pagare il quantum di ore che restano. Altrimenti è possibile prenotare tramite app, tramite sito o sulle varie OTA quali Booking, Expedia, eccetera. Abbiamo delle tariffe orarie che si differenziano a seconda della stagione. In alta stagione, per le 9, diciamo 12 ore, che è il maximum di ore di pernottamento notturno, si può arrivare a pagare al massimo 40 euro, mentre in bassa stagione il prezzo per una notte è di circa 25 euro. I moduli sono 42, in realtà abbiamo fatto anche un test con una capsula matrimoniale perché le nostre sono tutte singole e infatti presto amplieremo il servizio con altre 30 capsule, tutte matrimoniali, e sono fatte di materiali insonorizzati. Le capsule all'interno hanno una smart TV, una workstation e un tavolino, un comodino. Abbiamo inaugurato nel febbraio del 2017. L'idea principale, diciamo quella che probabilmente questo progetto qui avrebbe potuto funzionare, è stata vincente. I dati ci danno ragione perché nel 2017 abbiamo avuto un'occupazione del 50%, nel 2018 un'occupazione del 70% e per quest'anno è prevista una crescita maggiore del circa il 12%. Il nostro core business è quello delle persone che pernottano qui per 8-10 ore, però ci sono anche persone che magari arrivano notte inoltrata, magari verso l'una, le due e vanno via alle 6 del mattino, quindi dipende. Invece in alta stagione la struttura gira tanto anche con le persone che vengono qui magari solo per fare una doccia o per riposare tra un volo e un altro, perché comunque ricordiamo che con tutte le compagnie aeree che ci sono, con la TAP Airlines che fa scalo per il Brasile, quindi insomma, veramente c'è gente che viene da tutto il mondo, viaggia tanto e magari ha bisogno di rinfrescarsi un attimo prima di raggiungere la destinazione finale.